Scialbo 00 al Pierino Rioli di Castelletto Ticino, tra i locali, tra la Castellettese e il Briga. Diciamo che si è visto poco gioco, pochi tiri in porta, quasi inoperosi i due portieri. Direi che se dobbiamo sottolineare un migliore più che in campo qui allo stadio, il migliore è stato senza dubbio il pubblico. 62 spettatori che con pazienza hanno aspettato fino al 93esimo, quando il direttore di gara ha fischiato la fine. Veniamo alle note salienti della partita. Al primo minuto esce dai pali il portiere del Briga e respinge di testa, riprende Nino, pallonetto che è impreciso e finisce abbondantemente a lato. Ancora Nino, questo al 15esimo, tira a cercare l'angolino basso, si allunga il portiere e devia in calcio d'angolo. Al 42esimo ancora il portiere di casa, Sant'Angelo questa volta, esce sui piedi di Briola, pericoloso per il Briga. Nella ripresa al 6° minuto, Briga pericoloso soprattutto all'inizio di questa seconda parte della gara, gran tiro di Briola che finisce a lato. Si spegne però dopo un quarto d'ora la pressione del Briga, c'è ancora però una punizione di Coscia che si stampa sul palo alla destra di portiere Sant'Angelo. È l'occasione diciamo più propizia della partita in quei primi 15 minuti in cui il Briga ha spinto, poi ha ripreso le mani, le redini del gioco la Castellettese. Comunque, come detto, uno scialbo 0-0 è il risultato finale qui all'Orioli di Castelletto Ticino tra Castellettese e Briga.